Le più recenti versioni della legge di bilancio che oggi approda in aula hanno indotto Federfarma ad una severa presa di posizione per il sostanziale disinteresse che si registra nei confronti delle farmacie italiane, ma più di tutte quelle che saranno svantaggiate saranno proprio le rurali. Ne parliamo oggi con il presidente del Sunifar, Gianni Pedrosillo. Buongiorno, presidente. Buongiorno Rossella, buongiorno a Buongiorno e tutti. ben trovato. Allora, Presidente, le recenti versioni appunto della legge di bilancio prevedono una riduzione del tetto della spesa farmaceutica convenzionata dal 7,96% al 7%. Ecco, quali conseguenze avrebbe questa misura, se confermata, sulle farmacie rurali nello specifico? Allora, io direi dal punto di vista pratico, almeno nell'immediato, nessun impatto pratico. Nel 2020 lo scostamento sulla convenzionata si stima che ammonterà a circa 1,3 miliardi, quindi sotto il tetto della convenzionata del 3,7%. Portando al 7% il tetto, a parità di condizioni di fatturato nel 2021, avremo uno scostamento sotto il tetto di circa 650 milioni. Questo è l'effetto del combinato disposto dell'innalzamento del Fondo Sanitario Nazionale e della riduzione della spesa SSN. Quanto invece da rilevare è che vengono date risorse in pratica all'industria in termini di minor payback da retrocedere e quindi di fatto un incoraggiamento alla distribuzione diretta con tutte le conseguenze in termini di spesa farmaceutica complessiva senza dare invece risorse attese risorse all'assistenza sul territorio. Ecco, venendo a un tema molto caro, diciamo, a Federfarma, ma al mondo della farmacia più in generale, e cioè quello della remunerazione. Perché la revisione è importante e urgente proprio per le farmacie rurali, la revisione, ovvio, della remunerazione? Allora, questa riforma che attendiamo dal 2012 è molto importante perché le risorse sono sempre meno, sono sempre minori. Dal 2012 a oggi, in termini di spesa convenzionata, abbiamo perso più di 1 miliardo. Solo nel 2020, come dicevamo prima, abbiamo avuto una perdita di circa 360 milioni di euro. La principale motivazione di questa perdita è la riduzione del valore medio del farmaco che viene erogato, quindi a parità di oneri di gestione, parliamo di costo del Certo. lavoro, parliamo di assorbimento, parliamo di tempi di esecuzione della dispensazione sempre crescenti, le risorse sono sempre minori. Questo vale soprattutto perché le rurali sono quelle che intanto hanno un equilibrio economico più stabile rispetto alle grosse farmacie e poi hanno una maggiore quota, generalmente, mediamente, una maggiore quota di fatturato SSN rispetto al fatturato totale. Ecco, è evidente dunque, Presidente, che in assenza di una riforma di questa remunerazione, molte farmacie rurali si troverebbero in serie difficoltà economiche e sarebbero a rischio, chiusura, come lei diceva. Cosa comporterebbe questo per i cittadini che risiedono nelle zone più disagiate, nelle zone più interne? Sappiamo appunto che l'Italia è fatta di tanti piccoli comuni, di zone impervie, zone interne. Ecco, quali ricadute ci sarebbero? Allora, una mancata riforma della remunerazione di sicuro significa un ulteriore indebolimento del sistema, quindi delle piccole farmacie, le farmacie che documentano la capillarità del sistema, in una situazione che già chiaramente è documentata difficile. C'è un forte indebitamento delle farmacie verso il proprio istituto di credito e verso i propri fornitori. L'anno Covid ha peggiorato questa situazione, Certo. come abbiamo visto prima. Quindi le farmacie sono pertanto già oggi in difficoltà e lo saranno ancora di più se non arrivano ulteriori risorse, una stabilizzazione, diciamo, quantomeno una stabilizzazione
delle risorse che provengono dalla convenzionata, avranno meno risorse per sostenere gli investimenti che oggi potrebbe essere chiamata a sostenere certo. I nuovi servizi, per esempio, i nuovi servizi per i nuovi ruoli della farmacia, come lo stesso Ministro della Salute ci sta chiedendo e come di fatto abbiamo dimostrato di svolgere durante quest'anno. Io però voglio chiudere con una rassicurazione. Siamo fermamente convinte, e Sunifar veramente convinti, che la strada sia quella di una nuova remunerazione e dello sviluppo di nuovi ruoli. Certo. Continueremo a lavorare in questa direzione, con ostinatezza. Presidente, a me non resta che ringraziarla, grazie per il suo contributo. Io le faccio auguri di buon Natale, buone feste, anche se sarà un Natale a metà. Grazie a voi e buon Natale a tutti.